Telegiornale del Veneto, le anticipazioni. Buonasera e ben ritrovati in primo piano. Anche questa sera il Covid, perché la curva dei contagi continua a salire. Siamo a più 864 con Treviso, maglia nera, supera i 200 casi. La segue Padova con 174. E la quarta ondata dunque fa davvero paura ed è boom di richieste di prima dose in alcuni centri vaccinali, record nel veneziano. E continuano anche i Vax Day tra camper, vaccinazioni negli stadi, testimonial d'eccezione. Oggi a fare la profilassi i giocatori per esempio del Venezia Calcio. E poi il virus che è tornato prepotente anche nelle case di riposo, due i focolai a Verona e Vicenza che fanno tremare il mondo sanitario. E allora si chiede a gran voce la terza dose subito per i più fragili e poi per tutti gli altri. Ed è una richiesta che arriva da più parti, le ULS venete si dicono pronte. E poi il tema del Green Pass, difficoltà nel mondo delle scuole, difficoltà per le mense e adesso arrivano anche i clienti dei bar. Dopo Padova, questa volta a lamentare la fuga della propria clientela è Vicenza, o per meglio dire la terrazza sopra la Basilica Palladiana nella centralissima Piazza dei Signori. Ci sarebbe stato un crollo degli ingressi intorno al 50%, ma lamentano difficoltà anche i rifugi in montagna e preoccupa naturalmente l'avanzare della stagione e quindi l'autunno. Ma poi questa sera purtroppo parleremo anche di una morte che ha toccato il Vicentino, è scomparso il sindaco di Rozzo, la tragedia purtroppo in mare, il sindaco Aldo Pellizzari, 52 anni, è annegato mentre era in vacanza in Toscana. Il cordoglio dalla regione, dai tanti sindaci e anche dal segretario della Lega Matteo Salvini. E poi l'altra morte terribile in montagna, un 27enne lombardo è precipitato dalla Torre Venezia nel gruppo del Civetta in fase di discesa. Questa e altre notizie nel notiziario che seguirà fra poco. Curva dei contagi in aumento, oggi più 864, Treviso supera i 200 casi. La quarta ondata fa paura ed è boom di prime dosi in alcuni centri vaccinali. Calciatori del Venezia, testimonial della profilassi. Il virus è tornato nelle case di riposo con due focolai a Verona e Vicenza, fa tremare il mondo sanitario. Si chiede la terza dose subito per i fragili, le ULS si dicono pronte. Il Green Pass mette in fuga i clienti anche dalla terrazza della Basilica Palladiana di Vicenza. Crollo degli ingressi al Lounge Bar, giù del 50%. Tragedia in mare, è morto annegato Aldo Pellizzari, 52 anni, sindaco di Rozzo nel Vicentino. Era in vacanza in Toscana. Il cordoglio della regione, il ringraziamento di Matteo Salvini per il suo impegno in politica. Un alpinista 27enne lombardo è morto precipitando dalla Torre Venezia nel gruppo del Civetta in fase di discesa. Si sarebbe affidato a un chiodo già utilizzato da altri che non avrebbe retto al suo peso. Ultimo fine settimana di controesodo, traffico intenso sulle autostrade del Veneto, ma la regione sorride all'estate che ancora non è finita. Numeri da pre-Covid dal mare alla montagna. Il medagliere Veneto avanza, altri tre podi alle Paralimpiadi. Bebe Vio conquista l'oro nel fioretto individuale e passa alla storia. Stefano Raimondi torna sul podio, bronzo nei 100 stile libero. Xenia Francesca Palazzo è argento nei 200 misti.
Telegiornale del Veneto, buonasera e ben ritrovati. Come avete sentito, la curva dei contagi continua purtroppo a salire. Oggi più 864, Treviso supera i 200 casi, la segue Padova con 174. La quarta ondata fa paura ed è boom di prime dosi in alcuni centri vaccinali, record nel veneziano. Sentiamo. Una curva dei contagi che non accenna a diminuire e si assiste ad un'impennata di nuovi positivi. Più 864 in un solo giorno ed in alcune province è già corsa alla vaccinazione. Un numero così alto non si registrava da quasi un mese. Maglia nera del Veneto, ancora una volta Treviso. 204 persone contagiate in 24 ore. Seguita da Padova che riporta nel bollettino 174 positivi e Verona con 173. A pesare per la marca trevigiana è il maxi focolaio scoppiato tra cittadini di rientro dai Balcani, un cluster di oltre 300 persone. Qualcuno di questi è venuto a farsi il tampone perché aveva dei sintomi e ha fatto in modo di darci la possibilità di contenere ovviamente la trasmissione del virus. Sotto controllo anche la situazione dell'Ulss 1 Dolomiti, anche Belluno ha dovuto fare i conti con una sessantina di positivi di rientro dall'area dei Balcani. Il virus che corre e non risparmia i non vaccinati e gli hub tornano ad affollarsi. In fila persone che hanno deciso solo ora di aderire alla campagna, un po' in vista dell'autunno, del rientro a scuola, un po' per l'incubo contagio. Bisogna dirselo molto chiaramente, se la variante Delta che a luglio ha fatto il rush che abbiamo visto fosse arrivata senza i mesi di vaccinazione prima, lo dico per chi è che fa ancora ragionamenti sulla vaccinazione, avremmo avuto dei ben altri risultati. Invece il sistema ha tenuto grazie a queste persone che hanno fatto una scelta coraggiosa, insomma, ecco, quindi veramente lo dico, chiudiamo sta cosa, finiamo quei pochi che mancano e chiudiamo il cerchio alla vaccinazione. A Venezia l'Open Day al Palaexpo in poco più di due ore ha visto più di 400 inoculazioni, boom di prime dosi e a presentarsi sono anche i giovanissimi. Cresce la fascia 12-25 anni, mentre continua a registrare rallentamenti quella dei cinquantenni che, dicono al Palaexpo, si contano sulle dita di una mano. Stanno quindi ottenendo l'effetto sperato i Vax Day messi in piedi dalle ULS, senza prenotazione e con giornate a tema. A Mogliano immunizzazioni allo stadio, al Palaexpo, al Lab c'era la Serie A del Venezia Calcio. 8 campioni che hanno ricevuto il richiamo tra i tifosi che hanno richiesto foto e autografi. Da chiunque di noi da piccolo è corso a farsi fare l'autografo, quindi i ragazzini che sono voluto fare la foto col campione, insomma è bello della vita, dai, insomma, ecco. Mercoledì avremo qui alcuni giocatori della Reyer e sarà la stessa cosa, insomma. Tanti anche che approfittano degli Open Day per anticipare il richiamo. Il Veneto ha superato il 60% di immunizzati con doppia dose. Il caso RSA, due focolai in altrettante case di riposo, la regione trema, l'ULS è in allerta perché nonostante la situazione sia ora sotto controllo, preoccupa l'avanzare dei contagi, ora anche tra i più fragili, e si invoca la terza dose, le ULS si dicono pronte. Mentre la validità del Green Pass è stata estesa a 12 mesi, si fa anche sempre più concreta l'ipotesi terza dose di vaccino. In scia l'incognita Variantis cerca di correre in fretta ai ripari in vista dell'autunno, considerato il galoppare del virus. Il caso RSA, con 44 contagiati nei focolai di Verona e Vicenza, ha fatto il resto. Il dottor Ettore Conce, infettivologo dell'ULS Scaligera, lo invocava ai nostri microfoni subito per i più fragili. Si dice già pronto il direttore sanitario dell'ULS 7 Pedemontana. Noi comunque siamo pronti, probabilmente anche per la parte sanitaria, come operatori sanitari del settore, siamo ovviamente disponibili ovviamente a farci una vaccinazione nel momento in cui abbiamo conferma che è una protezione per tutta la popolazione. I più fragili subito, poi il resto della popolazione. Nei piani autunnali si vorrebbe prevedere anti-influenzale associata alla terza dose. Il ritorno del virus nelle case di riposo fa tremare la regione e preoccupa la popolazione. No, non mi fido più. Preoccupazione anche a disgustare perché per il momento non è mai successo niente, vero? Mai successo niente. Bisognava prenotarsi, andava dentro uno solo per 15 minuti solo e non capisco proprio.
Lo stupore fa riferimento al focolaio di Cartigliano, Vicenza. 6 operatori, 19 anziani, solo 3 di loro non vaccinati. E la situazione è assolutamente sotto controllo. Ho pazienti per lo più asintomatici, un paio di pazienti e una lieve febbricola. La sorveglianza si è attivata con tamponi ogni 3 giorni e i risultati dello screening anticorpale sugli infettati ha dato buoni esiti. C'è una buona protezione e proprio la presenza di questi anticorpi grazie alla vaccinazione ha consentito di far sì che la sintomatologia è praticamente lieve. Il vaccino ha funzionato, gli anticorpi ci sono, nessuno è finito all'ospedale, ma si chiede la terza dose al più presto. Anche il Sacro Cuore di Mezzane, in provincia di Verona, dove sono risultati positivi 14 anziani, tutti vaccinati, e 5 dipendenti, 2 dei quali non protetti. Anche qui si sta procedendo all'analisi degli anticorpali e alla tipicizzazione del virus, ma la variante Delta sarebbe quasi certa. E qui però restano da valutare anche eventuali provvedimenti disciplinari per gli operatori non vaccinati. Dopo Padova, che ha registrato incassi giù del 25%, Re Vicenza a farsi sentire dalla bellissima terrazza panoramica della Basilica Palladiana. Grossi cali di clienti si registrano anche nelle baite in montagna. A ostacolare il tutto il Green Pass. Sentiamo. Green Pass e calo di clienti. Gli effetti a quasi un mese dall'entrata in vigore del certificato verde per consumare all'interno di bar e ristoranti in primo luogo possono essere già tracciati in un primo bilancio. E a farne le spese, ad esempio, c'è il locale realizzato sulla terrazza della Basilica che ha registrato un crollo di oltre il 50% degli ingressi. Pur essendo uno spazio all'aperto per entrare nel Monumento Nazionale, si chiede Green Pass. Abbiamo chiesto al Comune, che a sua volta ha fatto richiesta al prefetto di deroga per arrivare in terrazza, non ci è arrivata risposta. Nel frattempo, da quando è entrato l'obbligo del Green Pass, noi abbiamo avuto perdite che possono superare il 50%. Un calo che investe soprattutto quei locali che ancora non hanno plateatici e spazi all'aperto, con picchi del 25%. E con la fine dell'estate sta però arrivando un calo soprattutto nelle zone di montagna, come spiega la Federazione Italiana Pubblici Esercizi del Vicentino. Stiamo registrando in montagna, nelle zone già più fresche, dove ho colleghi, ristoratori, rifugi, malghe, che registrano da settimane, soprattutto nei weekend, dei problemi, perché chiaramente tutte queste persone che si propongono fine settimana in montagna, che prenotano qualche tavolo magari non da 2 ma da 10, 15, 20 persone, non tutti hanno il Green Pass. E con la fine dell'estate la preoccupazione tra i gestori sale. Adesso sull'arrivo dell'autunno ovviamente il Green Pass sarà obbligatorio per tutti, perché saremo tutti all'interno, e io non so se le persone preferiranno rimanere a casa perché appunto in un gruppo di amici qualcuno non ce l'ha, se si abitueranno, questo lo vedremo nel prossimo futuro. Sta di fatto che allo stato attuale delle cose un luogo che chiede il Green Pass secondo me è enormemente penalizzato. Green Pass, intanto, la cui validità è stata estesa da 9 a 12 mesi dopo il via libera del CTS, con la speranza che con una campagna vaccinale si aiuti così l'economia. L'auspicio mio è che a ottobre gran parte siano vaccinati e quindi problemi non ce ne siano all'interno dei pubblici esercizi. Apriamo ora la pagina della cronaca con una tragedia in mare. È morto annegato il sindaco di Rozzo, Aldo Pellizzari, in vacanza in Toscana, aveva 52 anni. Il dolore della comunità di Rozzo e dell'intero Altopiano per l'improvvisa scomparsa. Manifestazioni di cordoglio anche dalla Regione e dal segretario della Lega, Matteo Salvini. Un malore fatale l'ha stroncato mentre nella tarda mattinata di ieri faceva il bagno nel mare di Castiglioncello, vicino a Livorno. È spirato così improvvisamente Aldo Pellizzari, 52 anni, sindaco di Rozzo, centro dell'Altopiano, dove la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Inutili soccorsi tempestivi portati sulla spiaggia tirrenica del Fortullino, prima da parte degli stessi bagnanti, poi della pubblica assistenza di Rosignano, con un medico e gli infermieri che si sono prodigati per rianimare
contattare Pellizzari, purtroppo senza successo. Il malore è stato fatale. Il sindaco in carica da 5 anni e che aveva annunciato l'intenzione di non ricandidarsi ad ottobre per potersi dedicare alla sua attività imprenditoriale e soprattutto alla famiglia, lascia sprofondati nel dolore la moglie Barbara e i figli Lucrezia e Cesare. Nelle prossime ore dovrebbe essere effettuata l'autopsia. Lo sgomento degli amministratori altopianesi nelle parole del sindaco di Lusiana Antonella Corradin. Beh, è stata una notizia terribile che ci è arrivata ieri sera tardi e dico la verità, non credo che non siamo riusciti a dormire nessuno di noi, insomma, stanotte pensando ad Aldo, alla sua famiglia, alla sua comunità e poi a tutti noi, ecco, una perdita grandissima, davvero una grave perdita. Corradin rimarca le doti umane e morali del sindaco di Rozzo. Aldo Pellizzari era non solo un ottimo amministratore, un grande amministratore anche con tanta esperienza e quindi una ricchezza per tutti, ma una persona speciale con grandi doti di generosità, di gentilezza, di umanità, di onestà, che lo facevano apprezzare da tutti. Cordoglio unanime per la repentina dipartita di Pellizzari è stato espresso da ogni fronte politico, dal leader della Lega Matteo Salvini, che gli ha rivolto un immenso grazie per tutto ciò che ha fatto per la sua comunità, al governatore Luca Zaia, che si è detto rattristato per la perdita di un uomo che non si è mai risparmiato per il bene del suo territorio. E ancora al pensiero commosso del presidente della provincia Francesco Rucco e del sindaco di Asiago Rigoni Ster, particolarmente scosso e costernato, e soprattutto la sua vice municipale più a Rozzo, Caterina Zancanaro, stravolta dalla disperazione. L'intero altopiano è in lutto. Proseguiamo con la cronaca. Ancora nulle le ricerche di Federico Lugato, 39 anni, mestrino in vacanza in Val di Zoldo, svanito nel nulla. Le ricerche iniziate ancora nel pomeriggio di giovedì non hanno dato alcun esito al momento. Ma intanto un nuovo e tragico incidente in montagna. Nel Bellunese un 27enne brianzolo è morto precipitando per 180 metri dalla Torre Venezia sul Civetta, fatale a quanto pare un chiodo che non avrebbe retto al suo peso. Precipita dalla Torre Venezia e muore, mentre il compagno di cordata rimane bloccato per tutta la notte. Il dramma si è consumato ieri sera lungo la via Ratti, sul Civetta. La vittima è un 27enne brianzolo. La centrale del SUEM è stata allertata alle 22. Il compagno di cordata, un 23enne milanese, aveva visto cadere l'amico dalla cima mentre insieme si preparavano alla discesa in corda doppia. Il soccorso alpino di Agordo si è portato al rifugio Vazzoleri in attesa di un elicottero abilitato al volo notturno, mentre i volontari si tenevano in contatto con il ragazzo che aveva chiamato, bloccato a 2450 metri di quota. L'elisoccorso trentino, contattato inizialmente, era impegnato in altre missioni, così l'attesa è durata fino alle 23 con l'arrivo dell'elicottero di Bolzano. La nebbia stazionava a 20 metri sotto il punto dove si trovava l'alpinista. Sceso in piazzola con il peggioramento del tempo, l'elicottero si è spostato ad Agordo, dove ha atteso un eventuale miglioramento fino alle 2, quando l'equipaggio è rientrato a causa del perdurare delle condizioni proibitive. Alle 3 nuova occasione di volo sfumata. Solo alle 6.25 si è potuto volare con l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Caricato a bordo, il 23enne è stato portato fino al campo base ai piani di Pelsa e da lì accompagnato al rifugio Vazzoler per essere riscaldato e rifocillato. Subito dopo l'inizio delle ricognizioni per trovare il corpo dell'amico precipitato, finito 180 metri più in basso in un canalino sotto l'arrivo delle doppie e recuperato grazie all'impegno di 7 soccorritori. Dalle prime informazioni usciti dalla via Ratti ieri verso le 21.30, sulla cinghia circolare i due scalatori si sono spostati al piccolo canalino di 5-6 metri che porta alla partenza delle doppie. All'inizio di questo canalino c'era un chiodo con un cordino utilizzato da alcuni scalatori per scendere all'attacco delle doppie, che però è uscito dalla fessura non appena il ragazzo ha caricato il peso dopo essersi agganciato, facendolo precipitare nel vuoto. Il 46enne di Castelnuovo del Garda, sequestrato giovedì mattina a Valeggio, racconta dall'ospedale di Mantova il suo calvario.
Un testimone, una persona che non solo ha visto tutta la scena, ma che è riuscito anche a vedere in volto uno dei sequestratori, dando così la descrizione ai carabinieri. Sarebbe l'uomo alla guida della BMW, uno dei due mezzi che ha bloccato la Ford della vittima a Valeggio sul Mincio, che probabilmente, stando in auto ed essendo uno dei sequestratori che non è uscito in strada, non aveva il viso coperto dal passamontagna. Così il testimone non solo è riuscito a vederlo oltre il vetro dell'auto, ma ha memorizzato il suo viso, descrivendolo agli investigatori. Aveva la barba e i capelli ricci, un dettaglio che potrebbe essere molto utile alle indagini. Altri particolari riguardano la corporatura, era nella media e la pelle era chiara. Le indagini coordinate dalla Procura di Verona non escludono nulla. Si scava tra i clienti della vittima che faceva l'agente di recupero crediti per la sua azienda e per conto terzi. Vittima che si trova in ospedale a Mantova, che ha raccontato al PM l'inaudita violenza di cui è stato fatto oggetto. Non solo le ferite alle gambe, con tanto di macchia di sangue lasciata sull'asfalto, ma una volta incappucciato è stato portato in una specie di bunker ed è stato picchiato selvaggiamente, tanto da riportare costole rotte e tumefazioni al viso e all'addome. E poi la frase, emersa già ieri, di estrema intimidazione: una volta che il 46enne è stato rilasciato nei campi di Goito nel Mantovano, uno dei sequestratori gli avrebbe intimato che non finisce qui. E ora una breve pausa, a fra poco. In viaggio con Telechiara. Dal 28 al 30 settembre venite con noi ad Assisi e Cascia a visitare i luoghi di San Francesco e Santa Rita. 280 euro tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni 0445 38 65 15. Partenze da Vicenza e Padova con Green Pass. Le previsioni di Autovie Venete per il secondo weekend di controesodo estivo. Sabato e domenica quasi 300.000 veicoli in transito. Intanto fa il bilancio anche il Veneto del turismo. Una buona estate con numeri da pre-pandemia. Si conclude sotto un cielo grigio il rientro dalle vacanze che nel 2021 possono dirsi baciate dal sole e della voglia di relax post-Covid. Perché è stata un'estate molto buona. Nonostante il meteo, ad essere bollenti in questo fine settimana sono le strade e le autostrade nell'ultimo weekend del mese da bollino nero per il controesodo, il secondo di questa stagione estiva. Le previsioni di Autovie Venete parlano di quasi 300.000 veicoli in transito, di questi 25.000 al casello di Latisana, di ritorno dalle località balneari di Lignano e Bibbione. Fin dal mattino di domani il traffico sarà sostenuto lungo la direttrice Trieste-Venezia e la A23 verso l'intersezione con la A4. I consigli sono quelli di sempre, cioè quelli di partire riposati, in perfette condizioni psicofisiche. Pensate che il lago di Garda, la costa veneta, la montagna, nel mese di agosto ha sfiorato tassi del 97% di occupazione. Numeri da pre-pandemia, quasi in attesa inizio stagione. Fortunatamente l'estate non è finita, anzi devo dire che gli alberghi in questo momento, le strutture ricettive sono molte ancora sold out, nonostante siano già passate le due settimane centrali di Ferragosto e che quindi hanno visto occupazioni attorno al 100%. Devo dire alla fine ci siamo salvati anche quest'anno, è andata bene. Vi augurate che anche settembre possa andare bene? Madonna, sì, dicono che il tempo sarà buono, quindi in base anche a quello in teoria speriamo di riuscire a portare a casa anche settembre bene. Settembre è sempre ben voluto, nel senso se il tempo è buono, le presenze continueranno a essere buone, non ci saranno altre restrizioni, noi speriamo in settembre. Numeri alti attesi anche per settembre. Sul litorale si parla di un'occupazione delle camere, ad oggi già del 60%. Devo dire anche un tasso di occupazione dei mercati stranieri importante, perché raggiungiamo quasi il 70% di mercati internazionali, quindi questo fa ben sperare per l'intero mese. Non male anche il bilancio degli aeroporti veneti, che nei mesi di luglio e agosto hanno fatto buoni numeri. La migliore performance quella dello scalo trevigiano, con 170.000 passeggeri a luglio e 175.000 ad agosto. In sofferenza invece le città d'arte. Città d'arte sono ancora un po' in difficoltà, però sono in ripresa anch'essi. Ha 6 giorni ed è il primo essere vivente al mondo nato da un uovo artificiale. Si tratta di un pulcino e ha rotto l'uovo nel laboratorio di 4 giovanissimi ricercatori.
Eva, morbido piumaggio, carattere socievole, è molto più di un pulcino. È il primo essere vivente al mondo nato da un uovo artificiale stampato in 3D. Non si tratta di fantascienza, ma di puro ingegno nostrano di quattro vulcanici diciannovenni, due ricercatori e due tecnici, che dallo scantinato di Via Bonaventura a Cassola lanciano la sfida alle biotecnologie in campo animale. La vera invenzione è proprio l'uovo stampato in 3D che si chiama CGA, che è l'acronimo di capsula germinale artificiale, ed è stata stampata con la tecnologia tridimensionale in un materiale che si chiama PLA. È una bioplastica che riproduce anche la porosità dell'uovo. E una volta perfezionata la capsula germinale è iniziato il processo di fecondazione. Abbiamo preso un uovo fertile di gallina, di Gallus gallus domesticus di razza Ross, e l'abbiamo incapsulato in questa capsula artificiale. L'abbiamo incubata a 37,7 gradi con il 45% di umidità con le incubatrici Borotto. E dopo 20 giorni è nata la prima pulcina di una nuova era. È nata domenica, quindi a 6 giorni. Eva è stata visitata da un veterinario, il suo futuro sarà in un normalissimo pollaio, ma sotto monitoraggio scrupoloso. I parametri sono come quelli di un pulcino nato da un uovo normale. L'invenzione rivoluzionaria resta al momento racchiusa in una stanza. Una volta che sarà depositato il brevetto non sarà più segreta. La parte più critica, la capsula germinale artificiale. Fare proprio la stampa effettiva che a noi serviva, con le varie dimensioni giuste per simulare proprio l'uovo in ogni sua forma e in ogni sua funzione praticamente. E tutti quanti gli spazi sono stati adattati in modo tale che si andassero ad agiare nel modo più utile alla formazione dell'animale appunto. I quattro geniali diciannovenni si sono autofinanziati con raccolte fondi sul web e con la generosità di ditte locali. La loro mission è la de-estinzione delle specie ovipare. La nostra organizzazione è nata per dare una seconda possibilità alle specie estinte, quelle in pericolo d'estinzione. Energia, luce e gas. Per le piccole e medie imprese i costi energetici sono più importanti rispetto a quanto pagato in proporzione dalle grandi aziende, secondo la CGA di Mestre. Sentiamo. Le piccole imprese si accollano gli oneri delle grandi. È la lettura che la CGA di Mestre fa di fronte all'analisi dei costi di gas e energia sostenuti dalle aziende tra i più alti in Europa. Per quanto concerne l'energia elettrica, le nostre piccole aziende pagano mediamente 151,4 euro più IVA ogni 1000 kWh consumati contro i 77 delle grandi. Quasi il doppio. Peggio ancora se si parla di gas, le piccole pagano tariffe più alte del 178%. È evidente come questa seconda voce possa pesare in particolar modo sui conti delle aziende montane che operano in contesti territoriali in cui le temperature rimangono basse per alcune settimane in più rispetto alle aree di pianura. Il Veneto, secondo la lettura della CGA, è una delle realtà più penalizzate in un'Italia che sconta già un disallineamento marcato tra tariffe rispetto a quanto avviene nell'area euro. Nonostante il 98% delle nostre aziende abbia meno di 20 addetti, la legislazione è calibrata sulle grandi imprese. Fisco, burocrazia, credito e costi energetici dovrebbero essere di aiuto alle PMI. Invece sono l'incubo di ogni piccolo imprenditore, soprattutto in Veneto, che, avendo una grande vocazione all'export, costringe il nostro sistema produttivo a misurarsi ogni giorno con concorrenti stranieri che questi problemi non sanno nemmeno cosa siano. Perché queste grosse differenze di tariffa si materializzano? Effetto della riforma degli energivori entrata in vigore nel 2018, che prevede un costo agevolato dell'energia elettrica per le grandi industrie, con un sostanziale azzeramento di oneri e imposte che vengono ridistribuite a carico di tutte le altre categorie di imprese escluse dalle agevolazioni. Parlando di gas, invece, è il mercato a cambiare le carte in tavola. Le grandi aziende hanno una maggiore possibilità di trattativa con i fornitori in virtù degli elevati consumi, mentre le PMI questa leva non ce l'hanno. Paralimpiadi di Tokyo, salgono a 18 le medaglie della squadra azzurra e il Veneto oggi ne firma ben 3. Un argento per Xenia e un bronzo per Raimondi, entrambi in vasca, e oro per Bebe Vio in punta di fioretto.
Veneto ancora sul podio alle Paralimpiadi di Tokyo. 3 medaglie, 3 metalli diversi, 2 discipline, scherma e nuoto. La speranza forse c'è. Spero. Tengo le dita incrociate in tasca. Un auspicio, quasi una profezia, che oggi si è rivelata, perché il veronese Stefano Raimondi, di nuovo in vasca, è pure di nuovo sul podio, ha conquistato il bronzo nei 100 stile libero. Giovedì aveva vinto l'oro nei 100 rana. Quella del 23enne di Verona è stata così la 16ª medaglia a questi giochi per l'Italia. Ma saranno firmate dal Veneto anche le numero 17 e 18. Una l'ha conquistata Xenia Francesca Palazzo, tesserata Verona Swimming Team, nei 200 misti. 23 anni e 4 mesi di sacrifici, ha detto. Ora ripagati. Al collo per lei l'argento. Il metallo più prezioso arriva invece in punta di fioretto. Torna a vincere lei, Bebe Vio, medaglia d'oro nell'individuale categoria B. Sulla pedana, la 24enne di Mogliano Veneto è riuscita a bissare il successo di Rio de Janeiro 2016. Come 5 anni fa, ha battuto ancora una volta la rivale cinese Zhu. Bebe è stata inarrivabile. 6 successi su 6 nei gironi, poi gli assalti senza storia nei quarti, infine nell'appuntamento con la storia, una finale tutta condotta in vantaggio. Ora lei, che è stata la prima a gareggiare con protesi a tutti e 4 gli arti, a 24 anni ha vinto tutto, oro olimpico, mondiali ed europei. A cena con Obama, conduttrice sulla Rai, in passerella per Dior, 2 libri all'attivo. Bene, ora parliamo di teatro, anzi di musica come a teatro, divertimento e sicurezza nel Vicentino a suon di Green Pass e distanze di sicurezza. Sentiamo. Green Pass, tamponi volanti per chi è senza certificato verde e poi tutti seduti al posto. Al concerto rap come a teatro. I giovani si adeguano, ovviamente non senza qualche insofferenza per il divertimento contingentato. Sì, non manca, non è pari al periodo prima del Covid, però è molto più ridotto. Forse era meglio la gente libera come era prima, però ci si adatta, dai. Finalmente non vedevamo l'ora di essere di nuovo in spazi aperti con molta gente. Più di 3.000 spettatori alle prime serate nel parco di Villa Cacornaro, un migliaio per Willy Peyote, aspettando il pienone per Subsonica, 3 allegri ragazzi morti, Gazzelle e il gran finale con Manu Chao. Credo che tutto quello che è stato messo in piedi ci porterà a divertirci con serenità e soprattutto a evitare di rischiare casi come quelli di un sindaco, mio collega, che è dovuto salire sul palco per rimproverare gli spettatori. Ma Romano De Zelino non è Cerveteri, dove il primo cittadino ha minacciato di mandare tutti a casa senza uno stop immediato agli assembramenti. Abbiamo visto anche ragazzi giovani osservare le regole, distanziamento, mascherine, siamo rimasti molto stupiti e contenti. Si sono alzati, hanno applaudito l'artista, comunque sempre davanti alla sedia, quindi sono stati molto molto bravi. Artisti coinvolti in dirette streaming, stand e chioschi con prodotti a chilometro zero e ricavato devoluto a un fondo per le famiglie di Romano più colpite dal Covid. Del nuovo corso, molto, è destinato a rimanere anche dopo l'emergenza. Può sembrare una follia, ma la voglia di ritornare a vivere un po' questa musica o comunque gli eventi dal vivo era davvero tanta. Le cose si possono fare in estrema sicurezza. Il telegiornale del Veneto termina qui, a tutti voi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.